arrivo della primavera si pone il solito problema, ovvero la presenza dei virus simili influenzali e una problematica di sovrapposizione con le allergie delle pollinosi, anche queste spesso primaverili o comunque legate alle infiorescenze che via via si susseguono durante il periodo primavera-estate. Quest'anno l'influenza di fatto è stata ai minimi storici, 2 milioni e 200 mila casi stimati dalla rete Influnet, ma di fatto nessun isolamento virale nel sistema dei medici sentinella. Comunque il virus sicuramente c'è stato, ma grazie a tutti gli interventi riguardanti il coronavirus, abbastanza stringenti, mascherine e tutto il nuovo galateo che la gran parte degli italiani ha adottato, questo virus si è in qualche modo tenuto a bada. Ora con le riaperture e con una certa rilassatezza si ripropone il problema delle forme simili influenzali dovute ai tanti virus, anche ai coronavirus non così cattivi come il SARS-CoV-2, che sono sempre presenti. E tipicamente la stagione influenzale è nel periodo centrale dell'inverno, mentre i virus cugini sono tanti, 262 tipi, ci sono sempre durante tutto l'arco dell'anno, con un andamento ovviamente anch'esso facilitato dal periodo invernale, dagli sbalzi termici, ma giusto appunto prevalgono nelle fasi autunno-inverno e la fase finale dell'inverno e la primavera, proprio perché mentre l'influenza è facilitata nella sua diffusione dalle temperature basse prolungate nel tempo, gli sbalzi termici facilitano il lavoro di questi virus cugini. Come sempre non è facile differenziare le forme allergiche, ma chiaramente tutto questo avviene nei nuovi allergici, perché i soggetti allergici ben sanno, ben conoscono i prodromi, sanno come evidenziare le prime fasi. È chiaro che ogni anno arrivano nuovi allergici, anche non sempre giovani, giovanissimi, ma già più adulti, è un fatto ormai ben noto. Non è facilissimo differenziare le forme, ma forme di rinite con muco liquido, starnuti a salve ripetuti, sono ovviamente tipici delle forme allergiche. In questo caso, quando ci sono dei dubbi, è bene rifarsi al medico di famiglia, perché sicuramente una diagnosi precoce per queste nuove forme allergiche trova un grande beneficio per quanto riguarda appunto un approccio diagnostico e terapeutico precoce. Ma tornando a questi virus respiratori, non dobbiamo ovviamente sottovalutarli. In presenza di Covid ovviamente tutte queste forme vengono maggiormente messe in evidenza, e anche qui non rimane altro che il buon senso, un'attenzione igienica ormai ben chiara e poi un trattamento che rimane come sempre un trattamento con farmaci da banco, farmaci sintomatici per attenuare i sintomi senza azzerarli.